Il derby del Mariani Pavone sorride al Pineto, che supera il Giulianova per 3-1 in una gara che è stata all'insegna dei gol mancati, con tante occasioni sprecate dalle due squadre in una sfida che non ha deluso le aspettative della vigilia. Prodigioso il successo dei locali, che hanno giocato quasi tutto il secondo tempo in 10 uomini. Al terzo Pineto subito pericoloso con il primo angolo calciato della gara e il colpo di Sissé con il brivido per la difesa giallorossa. Passano 90 secondi e sul secondo tiro dalla bandierina Ivan Spera svetta di testa mandando il pallone di pochissimo sopra la traversa. Al terzo tentativo la squadra di casa trova il vantaggio con un eurogol di Camplone che dai 25 metri disegna una parabola deliziosa con il pallone che finisce all'incrocio. Subito determinata la squadra biancazzurra con i giallorossi ospiti che pagano un approccio negativo al match. Al tredicesimo ancora padroni di casa pericolosi con un assolo di Alessandro sulla sinistra ed il cross in aria per Tomassini che manca l'appuntamento con la sfera. Solo Pineto in questa prima parte di gara, anche se al 17° Di Paolo per il Giulianova con un tiro potente colpisce in pieno la traversa della porta difesa da Remo Amadio. Al 19° ancora pericolosa la formazione di Del Grosso con un colpo di testa di pochissimo al lato di Cesario. Gara divertente con il Pineto che si rivede al 22° con un tiro al lato di Alessandro. Il Giulianova spinge lasciando spazi in contropiede la squadra di Racchini, come accade al 28° quando Marianeschi chiama Di Piero alla respinta. Replay dell'azione precedente, poi al 29° ancora con Marianeschi vicino al raddoppio. La gara non conosce soste con Cesario protagonista nel giro di 2 minuti. Al 35° in area pinetese l'ex giocatore della Bacigalupo Vasto trova la respinta di Remo Amadio che poi al 37° è miracoloso sull'incornata dell'attaccante giuliese. Match palpitante visto che poi al 40° Tomassini per il Pineto si divora ancora la più facile delle occasioni tutto solo davanti a Di Piero. Nella ripresa al terzo Pineto in 10 per il secondo giallo a Sissé, autore di un fallo ingenuo a centrocampo. Al 5° i giallorossi cercano subito di approfittarne ma Cipriani in area manca il bersaglio grosso. Ora è la squadra ospite a fare la partita con Cesario che di testa al 12° mette a lato. Ci riprova il Giulianova con il neoentrato Castiglia al 18° ma Remo Amadio dice ancora no. Ancora Giulianova con Vitelli al 22° con Remo Amadio insuperabile fino al 26° quando Barlafante, entrato in campo da pochi secondi, mette la palla alle spalle dell'estremo di casa per il gol del pareggio. Il Giulianova ci crede al 29° chiede un rigore quando Barlafante, contratto in aria da Marini, cade a terra con Torreggiani di Civitavecchia che lascia proseguire fra le proteste giallorosse. Il Pineto, assorbito il colpo del pari locale, riparte al 34° sfiora il 2-1 con un colpo di testa di Speranza che termina alto di un nulla. In 10 ragazzi di Racchini però non demordono e al 40° arriva il nuovo vantaggio pinetese con il contropiede bianca-azzurro e con a quadro che in corridoio serve Tomassini che entra in area e di giustezza con un perfetto diagonale batte per la seconda volta Di Piero facendo esplodere il pubblico di casa. Ma le emozioni non sono finite perché al 90° il Pineto ancora in contropiede trova il 3-1 con Ciarcelluti che inventa e lascia Bianciardi che scarica su Di Piero che salva prima del tapin vincente di Pierpaoli che fa 3-1 chiudendo il derby in anticipo. Per la squadra di casa in 10 è una vittoria questa che sa di playoff, per il Giulianova un KO che fa davvero male e deve preoccupare. Presidente, grande prova d'orgoglio del Pineto in 10, squadra riuscita a vincere questo derby non semplice. No, sicuramente è stato veramente una bellissima partita, da un primo tempo che forse la potevamo chiudere, non ci siamo riusciti per un po' di sfortuna, poi abbiamo avuto questo ritorno imperioso del Giulianova, siamo rimasti in 10, sicuramente temevamo un esito, poi il mister è stato bravo nelle sostituzioni ed è venuto fuori l'orgoglio, la voglia di vincere e di fare il risultato dei nostri ragazzi. Un successo che ha il sapore dei playoff? Beh, noi miriamo sempre a fare bene, sono 2 anni, 3 anni che facciamo bene in questo girone di quarta serie e ci auguriamo anche di ripeterlo quest'anno. Quindi io penso che siamo un po' giù come classifica, come potenzialità di elementi che abbiamo noi, quindi speriamo di ritornare su, ancora più su. Tornando a questa gara, nel primo tempo diverse le occasioni mancate, Tomassini soprattutto protagonista in negativo nel primo tempo con un paio di errori non da lui, poi nella ripresa il ragazzo è riuscito a riscattarsi con il gol del 2-1. Ha fatto un bellissimo gol, una triangolazione stupenda e il primo tempo
succede, per un attaccante queste cose ci possono stare. Sicuramente non è colpa sua, perché quale giocatore, quale attaccante, numero 9, non vorrebbe vedere la palla sempre dentro? Ci sono stati dei rimpalli, qualche cosa, però nel calcio c'è, può succedere. Penso che sia successo l'incredibile, perché pensavamo di portare a casa perlomeno un punto contro una squadra tra le più forti del campionato, però per come si era messa la partita nessuno avrebbe mai pensato, insomma, che il risultato potesse essere quello finale. Ci sono stati, insomma, degli svarioni difensivi, ma oltre che difensivi anche, insomma, di copertura di squadra, inspiegabili. Non so perché, forse volevamo vincerla e pensavamo che l'avversario non avesse più le forze per far gol, però sono diverse partite che purtroppo subiamo questi errori di reparto che ci costano cari e dobbiamo prendere riparo, perché altrimenti perdiamo punti su tutti i campi. E oggi la squadra sicuramente non avrebbe rubato niente se fosse portata a casa qualche punto. Quello che abbiamo adesso non basta e, insomma, prenderemo sicuramente riparo, perché dopo questa settimana voglio avere una squadra organizzata bene in tutti i reparti, perché penso che il Giulianova, se vince 2-3 partite di fila, può ancora ritornare nella lotta per i playoff, perché la classifica non è così lunga, vincendo 2-3 partite ti rimetti sotto.